Ciao a tutti e benvenuti ad un video un pochino particolare. Oggi parleremo di quali sono i migliori regali di Natale da farsi su World Warships per il Natale 2021, ovviamente i migliori dal mio personalissimo punto di vista. Ma prima parliamo di una interessante novità, o meglio, non è una novità al 100% perché è qualcosa che si è visto già per quanto riguarda i container per il Black Friday. Ma la novità è che sostanzialmente Wargaming ha pubblicato le percentuali, le probabilità, diciamo, di ottenere i vari premi, le varie ricompense, comprando i container sul negozio premium o nell'armeria. Questo è una cosa molto molto positiva perché ci fa capire meglio quali sono le reali percentuali, le reali possibilità che abbiamo di avere una nave rara o avere un particolare tipo di ricompensa che ci interessa e si possono vedere nel development blog, cercatelo su internet. Comunque, vedete che per questo Natale 2021 sono tre i tipi di container di Natale che sono stati previsti: il Santa Gift Container, quindi quello normale, quello grande e il mega. Ovviamente, se guardate, le percentuali variano, ma quello che sostanzialmente la maggior parte dei giocatori vuole è ottenere una nave di premium o speciale, o addirittura una di quelle navi che non si possono più ottenere ovviamente. Come vedete, le percentuali passando dal container normale, navi di livello 10 o rare, quindi quelle che non si possono più ottenere in teoria, almeno per il momento, passano dallo 0,1%, quindi una percentuale molto molto poco interessante, a uno 0,5% che è meglio di 0,1, ma è sempre abbastanza bassa, come potete vedere. E anche con i mega container, con i mega gift, andiamo soltanto all'1%, ok? Quindi se voi pensate di comprarvi, non so, una valanga di container di Natale mega per ottenere, che so, la Thunderer, la Missouri, no, lo Smolensk, oppure altre navi che non si possono più ottenere, sappiate che la percentuale di ottenere navi di livello 10 e navi ritirate è dell'1%. La probabilità di ottenere navi premium in generale non è bassa, perché se vediamo è un 16%, ma è distribuita in maniera abbastanza, come dire, intelligente da parte di Wargaming, nel senso che il 12% è diviso tra navi di livello 5, 6 e 7, un 3% tra navi di livello 8 e 9 e soltanto l'1%, come abbiamo detto, tra navi di livello 10 o navi rare. Per cui ovviamente questo 16% in realtà sappiamo tutti quanti che nella maggior parte dei casi vorrà dire qualche nave abbastanza scrausa a livello 5, 6 o 7. Ma su questo torneremo più avanti. Una cosa che è importante menzionare è che, dov'è? Qua sotto c'è un numero di container che potete aprire, e dopo un certo numero di container, per forza, se non siete stati abbastanza fortunati fino a quel momento, vi uscirà una nave. Dopo quanti container? Qua c'è la lista. Dopo 99 container normali, dopo 26 container grandi e dopo 14 container mega. Questo non vuol dire che prima di aprirne 14 non può saltare fuori una nave, ma se per sfortuna voi al 14° container non avete ancora trovato nessuna nave tra i 14 container mega che avete aperto, il 15° in teoria dovrebbe darvi, o il 14° comunque dovrebbe darvi una nave assolutamente. Non sarà forse la nave che vorrete, ma sarà una nave. Ok? Bene. Qua sotto trovate la lista di tutte le navi che sono comprese tra le navi rare e le navi di tier 10. Come vedete, non sono solo navi di livello 10, ma ci sono anche molte navi di livelli più bassi che non si possono più ottenere in alcun modo, per il momento almeno. E poi vedete anche tutta la lista di navi in livello 8, 9 e quant'altro. Ce ne sono veramente, veramente tantissime. Ok, detto questo, passiamo a capire quali possono essere le navi che possiamo noi scegliere di acquistare per noi stessi in gioco, non affidandoci a questi container che sono abbastanza casuali, abbastanza randomici, ma cerchiamo di orientarci per capire se possiamo regalarci qualcosa di interessante
per Natale 2021 su World of Warships oppure no, e in che modo. Allora, siamo qua nell'armeria di World of Warships, non siamo nel client di gioco perché mi si sta aggiornando il gioco e quindi non avevo previsto questa cosa, quindi ho dovuto fare tramite il sito. Ripeto ancora una volta, quello che dirò è il mio personalissimo punto di vista. Quello che dirò potrebbe non essere giusto per voi, non potrebbe non essere vero, ma semplicemente è la mia opinione, è il mio punto di vista. Come quando ci si chiede, ma qual è la nave migliore a livello 10? Non esiste la nave migliore, c'è sempre qualcuno che ha la sua nave preferita, ma non è detto che la mia nave preferita sia anche la vostra e viceversa. Quindi, ancora una volta, quello che dirò è una mia personale opinione. Siete liberi di dissentire, di farmelo sapere nei commenti sotto il video. Allora, come ho deciso di strutturare questa parte del video? Analizzeremo i quattro tipi di risorse con cui si possono ottenere delle navi, ovvero carbone, acciaio, punti ricerca e dobloni. E per quanto riguarda i dobloni farò anche una distinzione per tier, perché ce ne sono veramente un'infinità. Mentre per le altre tre risorse andrò con una classifica molto semplice della serie top e flop, quindi quali navi a quali navi strizzare l'occhio e quali invece proprio evitare accuratamente, perché sono semplicemente delle navi mediocri al massimo, se non proprio scadenti. E se sentite un po' di cambiamento nella mia voce è perché sono un pochino chiuso, nel senso che ho avuto una piccola influenza stagionale, quindi niente di grave, niente di strano, semplicemente sto un attimo recuperando voce, vie respiratorie e quant'altro, ma niente di preoccupante. Detto tutto questo, ovviamente mi atterrò alle navi da livello 6 in su, spero che nessuno di voi voglia comprarsi la nave di livello 3 con il carbone o queste cose qua, perché fanno abbastanza ridere e nessuno sostanzialmente le gioca, o perlomeno c'è una percentuale veramente veramente infinitesima di persone. Bene, quindi partiamo con le navi a carbone. Allora, io non dirò tutte le navi, cioè se sì o no. Quelle che non menziono sono navi, diciamo, medie, nel senso che se uno è interessato la prende, si troverà mediamente bene secondo me, oppure un po' più di mediamente bene, un po' meno di mediamente bene, ma non dovrebbe essere proprio uno schifo totale secondo me. Quello che io vado a sottolineare sono le navi che secondo me non possono mancare nel porto di un giocatore di World of Warships, o quelle che evidentemente devono mancare nel porto di qualcuno, a meno che proprio uno non abbia tutto quanto e non sappia proprio dove spendere le proprie risorse. Bene, bando alle ciance. Per quanto riguarda il carbone, la nave regina secondo me, ripeto secondo me, è il Marceau, destroyer francese di livello 10, un'ottima nave gunboat, ma che può fare anche ruoli ibridi, dipende un po' anche come si specca il capitano. Anche per questa sua versatilità è una nave che mi piace moltissimo, ha un ampio uso anche in competitivo, spesso viene anche bannata dai tornei perché è veramente veramente forte ed è difficile da affrontare. È un'antiaerea che non fa così schifo come quella di altri destroyer, incredibilmente, per cui ha decisamente la mia raccomandazione. Non è una nave facilissima da usare, ma non è neanche la più difficile del gioco, assolutamente. Quindi, se volete divertirvi a sparare un po' e andare velocissimi in giro per la mappa, il Marceau è una nave che fa per voi. Per quanto riguarda le altre navi a carbone, non ho visto grandi occasioni, tra virgolette. La Pommer, oddio, potrebbe starci, nel senso che a livello 9, specialmente per contesti di battaglie in cui il numero di giocatori è limitato, che so, 3 contro 3, 5 contro 5, la Pommer in un ambiente magari addirittura senza portieri, quindi solo di livello 9, potrebbe dire la sua, perché ha delle buone secondarie, ha i siluri, ha una buona corazzatura, i cannoni fanno un po' schifo, ma insomma è una corazzata tedesca, quindi siamo un po' abituati a questa cosa. Quindi la Pommer è un po' un punto di domanda, secondo me. Io non ce l'ho, ma l'ho testata all'epoca, ma diciamo che è molto situazionale, in certi contesti potrebbe essere molto buona, in altri contesti potrebbe essere abbastanza scadente, quindi vedete un po' voi. So che è molto popolare tra i giocatori di corazzate, ma questo lo lascio un po' come punto in sospeso. Nave invece da evitare accuratamente, secondo me, c'è lo Yoshino. So che a tantissimi piace lo Yoshino, a me personalmente non piace e spendo anche un minuto per dirvi perché. Lo Yoshino sostanzialmente fa il lavoro di uno Zao,
Solo che non fa nulla di meglio rispetto allo ZAO e anzi il suo mimetismo peggiore dello ZAO è il fatto che comunque è una nave che ti induce a sparare dalla lunghissima distanza, quasi esclusivamente HE, secondo me la rendono una nave estremamente poco utile nell'economia generale della partita. Come tante altre navi, per carità. Però lo Yoshino, secondo me, tra le navi di livello 10 a carbone, è decisamente la scelta meno indicata al momento. Altre scelte non indicate, ma proprio per niente, sono lo Z44, un DD completamente inutile a livello 9. Un destroyer tedesco senza idroacustica, come tutti i destroyer tedeschi non di linea, per il momento almeno. Per cui non vedo alcun motivo di prendere questo destroyer qua rispetto allo Z46, per esempio, quello di linea. E un'altra nave da evitare accuratissimamente è la Duke of York. Letteralmente un passo indietro, anzi anche due passi indietro rispetto alla King George, che è la nave inglese, la corazzata tedesca, scusate, inglese di linea di livello 7. Quindi la Duke of York sì, all'idroacustica e agli angoli di pen migliorati delle AP, ma veramente ha una ricarica più lunga dei cannoni rispetto alla King George e è decisamente una delle navi peggiori che potete prendere con il carbone. Perfetto, detto questo, passiamo a parlare delle navi ottenibili con l'acciaio, quindi steel. Eccoci qua. Allora, qua non c'è tantissimo da dire perché sono poche le navi, quindi andremo abbastanza spediti. Di gran lunga le navi migliori che si possono ottenere qua sono lo Stalingrad, un Evergreen, quindi la prima nave messa a disposizione per acciaio ed è ancora, secondo me, la prima scelta perché ha spazio in random, in classificata, in clan battle, in tornei vari. È una nave che diciamo, ha subito del nerf nel corso degli anni, pochi in realtà, soprattutto non hanno nerfato alcune sue caratteristiche più peculiari, mentre hanno nerfato la durata del radar, che adesso non è più così lungo, ma non è neanche così corto come quello di un Petropavlovsk, per intendersi. Quindi lo Stalingrad comunque è ancora una nave più che valida. Altra nave più che valida, a malincuore mi tocca ammetterlo, ma è la Roosevelt. La Roosevelt è la regina delle portaerei di livello 10, o meglio, lo era fino all'introduzione della Nakhimov, la portaerei russa di livello 10, ma insomma la Roosevelt comunque è sempre comunque un'ottima scelta per chi la sa un attimo usare, nel senso che non ci vuole una scienza per utilizzare una portaerei, però bisogna un attimo capire e adattarsi al tempo di ricarica molto lungo degli aerei una volta che si è fatto il primo drop con i siluri o con le bombe e anche con i razzi. Comunque la Roosevelt anche in contesti di battaglie classificate eventuali futuri o qualcosa, scusate, clan battle, volevo dire, sicuramente dice la sua a mani basse. Quindi Stalingrad e Roosevelt sono assolutamente le scelte migliori per quanto mi riguarda, per le navi ad acciaio. Navi da non prendere, invece, in prima posizione troviamo assolutamente la Shikishima. La Shikishima è una nave che io odio, nel senso che è letteralmente un downgrade della Yamato, nel senso che sì, il danno alfa è maggiore di quello di una Yamato, lo scafo è esattamente lo stesso, non avete nessun, nel senso non guadagnate niente in quanto a overmatch con i cannoni più grandi rispetto a quelli della Yamato, per cui è una nave terribilmente imprecisa e non avete accesso al potenziamento leggendario o unico che invece possiede la Yamato. Quindi una Yamato con il potenziamento leggendario è nettamente, nettamente meglio di una Shikishima. Quindi se avete già la Yamato in porto, assolutamente non vi serve la Shikishima perché non aggiunge nulla a una Yamato. Anzi, dal mio punto di vista, le toglie addirittura qualcosa. Altra nave che non consiglio è l'Austin, non perché non sia una nave valida, ma perché è estremamente, estremamente complicata da usare. Per chi volesse vederla in azione, è una nave che non si vede moltissimo in random, neanche in competitivo, vi lascio il link in alto a destra in descrizione per una recensione fatta da me in inglese, sempre su questo canale, ma veramente l'Austin è una nave molto di nicchia che richiede tantissima attenzione alla minimap come potremmo dire, allo svolgimento della partita costantemente, non potete distrarvi neanche un attimo.
dovete per forza giocare sempre e comunque abbracciati alle isole, e nel momento in cui andate in mare aperto siete veramente, veramente estremamente fragili. Inoltre, l'Austin basa quasi tutta la sua efficacia sulla disponibilità del suo consumabile principale, che è la ricarica velocizzata delle batterie principali. Se non avete quel consumabile a disposizione, in quel momento siete veramente, veramente una nave meno che mediocre. Quindi anche l'Austin non ha la mia raccomandazione. Il Plymouth, questa è una nave un po' particolare, quindi non faccio un po' fatica, diciamo, a io non ce l'ho, l'ho giocata all'epoca in fase di test, ma anche qua sono un po' esitante, nel senso che sarei più per un no che per un sì, nel senso che è un Belfast, diciamo, a livello 10, che ha solo le AP, tra l'altro, e ha il radar e il fumo, quindi in questo senso ha un buon set di consumabili da poter utilizzare, ma diciamo che lo metto proprio appena appena prima dell'Austin e della Shikishima, diciamo. Non è proprio un no secco, ma è un più no che sì, diciamo. Quindi Plymouth un pochino giudizio sospeso, ecco, mettiamola così. Il Ragnar, un'altra nave dal giudizio sospeso, nel senso che è la prossima nave che prenderò io per me stesso con l'acciaio, non appena avrò di nuovo il coupon, quindi tra una decina di giorni, per cui non so dirvi, ma sembra una nave molto promettente. Non l'ho messa tra le navi raccomandate perché, non avendola giocata, non posso darvi un giudizio esaustivo, per cui però sembrerebbe promettente anche dall'uso che se ne fa in tornei e quant'altro. Visto che ci siamo, parliamo anche dell'ultima nave rimasta qua per l'acciaio, visto che ci siamo. La Bourgogne. Bourgogne è una nave media, nel senso che non è né no né sì. Se siete dei fan delle corazzate e comunque volete cambiare spesso da HE ad AP e viceversa durante la partita, questa è una nave che fa per voi. Vi manca l'overmatch perché avete i 380 mm a livello 10, che sono veramente un calibro infimo. Però è anche vero che è una corazzata agile, veloce, non ha molti punti vita, la corazzatura non è eccellente. L'antiaerea è media, diciamo, e le secondarie non sono proprio il suo pane, mettiamola così, però può essere una corazzata divertente da giocare in certe situazioni, però non è facilissimo, nel senso che se siete dei giocatori alle prime armi vi ritroverete a spammare HE dalla lunga distanza tutta la partita, tipo stile Conqueror, perché la Bourgogne obiettivamente, diciamo che non è una nave da prima linea, questo no di certo. Quindi, se siete dei fan delle corazzate tedesche, la Bourgogne non fa per voi, per intendersi. Bene, detto questo, passiamo al discorso delle navi per punti ricerca. Allora, eccoci qua con i punti ricerca. Vi ricordo che se non avete questa sezione nella vostra armeria è perché non avete ancora sbloccato almeno 5 navi di livello 10, 5 navi di linea, per cui non avete accesso ancora a questa funzionalità del gioco. Quindi, spesso vedo domande in giro sui gruppi Facebook oppure sui commenti tra i video su YouTube del perché qualcuno non ha accesso ai punti ricerca, è perché bisogna avere almeno 5 navi di livello 10 di linea ricercate, altrimenti non si ha accesso a questa funzionalità. Bene, detto questo, partiamo con i top. I top, ovviamente, l'Ohio. L'Ohio è una nave completa, ha praticamente tutto. Resistenza, buona performance dei cannoni, una antiaerea discreta, una buona, come dire, un buon rato di sopravvivenza, nel senso che avete le ricariche veloci della vita, avete una corazzatura discreta, le secondarie eventualmente se volete svilupparle ce le ha. Quindi decisamente una corazzata competitiva in tutti i sensi, anche adatta a contesti tipo battaglia classificata, battaglia di clan, tornei, una nave a tutto tondo, quindi assolutamente l'Ohio è di gran lunga la prima nave che io prenderei con i punti ricerca. La seconda nave che mi sento di consigliare è il Vampire 2, una nave non facilissima da utilizzare, è sostanzialmente un Dering, che ha un'idroacustica però a 5 km invece che a 3, e ha un fumo tipico delle navi del Commonwealth, ovvero un fumo che si sposta mano a mano che la nave avanza. Per cui una nave è fatta espressamente per contestare i cap e per dare un vantaggio strategico al team. Anche questa è una nave che si può vedere spesso utilizzata in contesti anche competitivi. Per cui
Il Vampire è un'altra nave che io mi sento di consigliare fortemente. Navi che invece mi sento di non consigliare assolutamente sono il Gibraltar, innanzitutto, ovvero un incrocio tra un Minotaur e un Goliath, sostanzialmente, potremmo chiamarlo così. Una nave che secondo me non ha un futuro in gioco, nel senso che non ha un ruolo specifico, non è una nave che veramente eccelle in nulla, non fa schifissimo in niente, quasi, ma è veramente una nave un po' grigia, una nave che fatico a classificare, a cui fatico a dare un'anima, diciamo, per cui decisamente non consigliata. Ci sono navi molto migliori su cui spendere 59.000 punti di ricerca. E poi, a malincuore, anche il Paolo Emilio finisce in questa classifica dei flop, non perché non sia divertente come nave, ma perché è terribilmente limitata come nave, nel senso che il Paolo Emilio fa bene una cosa, ovvero andare a fare YOLO sulle navi avversarie nello scenario perfetto, ovvero quando non ci sono né idroacustiche, né radar, né aerei che vi spottano, e avete a disposizione entrambi i vostri consumabili, sia la sovralimentazione del motore, sia il fumo e i siluri ovviamente. Quando avete queste tre componenti tutte quante, questi tre astri perfettamente allineati in cielo, allora vi si presenta l'occasione di utilizzare il Paolo Emilio e di torpedare una o due o tre navi tutte quante insieme, fare un sacco di danni e di fare colpi devastanti e quant'altro. In tutte le altre partite che farete sarete un destroyer abbastanza inutile in generale per il vostro team, per cui a malincuore il Paolo Emilio, una nave italiana, finisce nella classifica dei flop e non sarà l'unica, vedremo poi nella sezione per le armi, per le navi per dobloni, vedremo che molte navi italiane premium finiranno non nelle parti alti della classifica. E adesso appunto passiamo alla parte per i dobloni. Allora, eccoci qua con le navi ottenibili con i dobloni. Alcune di queste sono dei doppioni, nel senso che si possono ottenere anche con il carbone, altre no. Partiamo con le navi di livello 6, poi faremo anche lo stesso discorso per le navi di livello 7, 8 e 9. Non esistono al momento navi di livello 10 ottenibili con i dobloni, per fortuna aggiungo io. Bene, per quanto riguarda i top, mettiamo in assoluto, cioè il Pert e il Wangé. Il Pert e il Wangé, che adesso io... Eccolo qua, ecco il Wangé, che sono due navi sorelle. Nel senso che il Wangé ha delle caratteristiche un po' diverse rispetto al Pert. Si è visto un larghissimo uso di Wangé nelle clan battle a livello 6 con le portaerei, perché il Wangé ha un'antiaerea più che discreta per il livello che è. E in più condivide con il Pert il fatto di avere un fumo, quello che abbiamo detto anche per il Vampire prima, ovvero il fumo che segue la nave. Chiaramente se la nave va avanti a un quarto al massimo di velocità, è un fumo tipico del Commonwealth. Ha delle caratteristiche molto molto simili al Pert, che è una nave la più antica tra le due aggiunta in gioco. Un'altra nave che mi sento di consigliare è l'Ark Royal, una portaerei britannica, che adesso non vedo. Eccola qua, l'Ark Royal, anche questa qua è stata una delle regine delle clan battle a livello 6, quindi una portaerei molto molto performante. Io non prenderei mai personalmente una portaerei di livello 6 come nave premium, perché so già che non la utilizzerò mai in battaglia casuale, ma questo non vuol dire che non sia valida, quindi mi sento di raccomandarla assolutamente. Altre due navi che mi sento di raccomandare sono la Warspite, una delle più vecchie navi premium aggiunte in gioco, e incredibilmente per i livelli 6 la Warspite dice ancora da sua, ragazzi, secondo me almeno. Ha delle caratteristiche che la rendono molto vulnerabile, nel senso che è uno scafo non particolarmente corazzato, non ha un'antiaerea degna di questo nome, ma i cannoni sono piuttosto precisi e anche la penetrazione che hanno è decisamente interessante. Ha una rotazione delle torrette veramente abominevole, ma dovrete farci un po' l'abitudine. Comunque la Warspite, una corazzata inglese che spara principalmente AP, sottolineo AP, non HE, nel senso potete farlo, ma la sua vera forza sono le AP, decisamente ha la mia raccomandazione, se non altro per un discorso di Amarcord, perché è stata una delle primissime navi che premium che ho ottenuto all'epoca ancora. Ultima, ma non ultima per importanza, è il De Grasse. Il De Grasse è un incrociatore francese molto veloce, fratello diciamo della Galissonière, un incrociatore leggero,
ma è un incrociatore molto molto versatile perché a livello 6 è un ottimo flanker, e anche questa nave qua ha detto la sua nella recente stagione di Clan Battle, e veramente i Degrassi sono stati i Degrassi in generale è stata una delle navi premium più utilizzate in stagione, quindi anche in random può dire la sua, quindi il Degrassi ha la mia raccomandazione. Ci sono un sacco di altre navi che vedete qua in lista che non menzionerò, ma sono tutte navi che per un motivo o per un altro sono delle navi medie. Navi che invece io personalmente non consiglio minimamente sono il Leone, DD italiano di livello 6, una nave a mio modo di vedere senza alcun senso, il Duca d'Aosta, questa nave qua non è mai stata un granché, un incrociatore italiano di livello 6, la prima nave italiana aggiunta in gioco, se non sbaglio, forse era la Roma, non mi ricordo adesso. Comunque una delle primissime navi italiane aggiunte in gioco. Non è mai stata proprio fortissima, fortissima come nave già al momento della sua introduzione, e il cosiddetto power creep ha veramente preso a martellate questa nave. Anche la sua sorella maggiore Abruzzi ha subito un destino più o meno simile a livello 7, ma veramente la Duca d'Aosta ne ha sofferto ancora di più secondo me, per cui la Duca d'Aosta finisce a malincuore anche lei nella lista dei flop delle navi di livello 6. Altre navi che invece di sicuro non sono molto performanti sono l'Arizona. L'Arizona a me non piace come nave e secondo me non ha senso come nave premium. È una New Mexico con una corazzatura un po' migliorata, ma sinceramente è una nave che io trovo molto poco apprezzabile perché ha un tempo di ricarica lungo, è lenta come nave, non ha una grande penetrazione con i suoi 356 mm. Che per carità a livello 6 non è male, ma non è niente di eclatante, per cui una nave senza alcun senso dal mio punto di vista. Sorella di questa nave qua è la West Virginia. West Virginia è una Colorado di fatto a livello 6, quindi questa qua ha i 406 mm, a differenza dell'Arizona che è 356, ma anche qua è una nave comunque fragile, ha uno scafo comunque molto fragile ed è un'ottima nave per gli incrociatori HE Spammer perché se la mangiano letteralmente in pochissimo tempo. Quindi anche questa nave qua non ha la mia raccomandazione. Ultima nave di questa classifica è la Prinz Eitel Friedrich. Allora, questa nave è un po' particolare perché ha una buona corazzatura per essere una nave di livello 6, ma anche questa è una nave un po' frustrante da giocare. E quindi secondo me, non so, non è mai stata una delle mie prime scelte a livello 6, per cui mi sentirei di sconsigliarla, meno dell'Arizona e della West Virginia, però anche la Prinz Eitel Friedrich, diciamo che vale un po' lo stesso discorso per la Pommern, quindi se siete in contesti di 3 contro 3, 5 contro 5, magari senza portieri addirittura, la Prinz Eitel potrebbe dire la sua contro dei pari tier. Però, insomma, diciamo che fatico a vedere il motivo di spendere 7100 dobloni su una corazzata di livello 6 di questo tipo. Tutte le altre navi che vedete qua sono abbastanza, abbastanza giocabili, secondo me. Ora, per quanto riguarda i livelli 7, ho avuto un grosso problema, nel senso che fatico veramente tanto a trovare una nave da inserire nella lista dei top. Perché veramente a livello 7, in quanto a navi ottenibili con i dobloni, scusate, c'è veramente poco che mi sento di consigliare proprio fortemente. Per cui, onestamente, io non mi sento di consigliare nulla a livello 7 tra i top, quindi nessuna nave che deve assolutamente far parte della vostra collezione, ma invece mi sento di mettere diverse navi tra le navi flop, invece, quindi navi da evitare molto molto accuratamente. Abbiamo già parlato della Duke of York per quanto riguarda il carbone, quindi non mi dilungo, stesso discorso di prima. Un'altra nave che sicuramente è un flop è la Yukon, tralasciando tutto il discorso legato a Little White Mouse e quant'altro, e tutto quel discorso lì, la Yukon di fatto è una specie di Monarch a livello 7. E quindi la Monarch a livello 8 fa mediamente schifo e anche a livello 7 non fa, non è molto diversa, per cui spendere 10.000 dobloni per una Monarch a livello 7 anche no, grazie. Per cui anche la Yukon va in questa triste classifica. Le
Triste classifica che è anche abitata dall'Ashitaka. Questa qua è una specie di incrocio tra un Amagi e un Hanagato, ma anche qua non vedo perché si dovrebbero spendere 9.500 dobloni per una nave così imprecisa come l'Ashitaka. Io l'ho trovata in un container e l'ho giocata alcune volte e sinceramente penso che non la giocherò mai più perché è un'esperienza abbastanza traumatica. Altra nave che non consiglio è la California. Anche questa qua è una nave di livello 7 a cui fatico a trovare un senso, sinceramente. È una nave, cioè è il contrario della, come si chiama, della West Virginia fondamentalmente. Questa è una New Mexico a livello 7 in pratica, con gli stessi cannoni, con lo scafo di una Colorado se non sbaglio, ma è veramente un'altra nave senza alcun senso fondamentalmente. Purtroppo anche in questa classifica vediamo una nave tedesca ed è la povera Scharnhorst. Anche questa qua è una nave antica, se vogliamo, ha un sacco di storia, nel senso è una nave realmente esistita e quindi ha un sacco di storia legata a sé, ma purtroppo non è invecchiata bene, nel senso che su World of Warships la Scharnhorst oggigiorno è veramente, non dico il fondo del barile, ma quasi, quindi assolutamente non mi sento di raccomandare la Scharnhorst. Anche perché esistendo la Gneisenau, la corazzata di livello 7 di linea, che ha anche lei i siduri e ha i cannoni anche nettamente di calibro maggiore della Scharnhorst, faccio veramente fatica a vedere il motivo per cui uno dovrebbe giocare la Scharnhorst al posto della Gneisenau. Quindi veramente una nave che, sì, che è invecchiata molto 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 male, poverina. Bene, per quanto riguarda questa lista è finita, nel senso che ci sono un sacco di navi qua che sono borderline, nel senso che potrebbero finire molto facilmente nella classifica dei flop, ma proprio ve lo dico chiaramente. Il livello 7 non è un livello dove abbondano delle buone navi, premium, sì, dal mio punto di vista perlomeno. E quindi sì, se state pensando a una nave di livello 7 da ottenere con i dobloni, non so, l'unica che mi sentirei tutto sommato, tra virgolette, di raccomandare il Leningrad, diciamo così, ma insomma, proprio se avete dei dobloni che vi avanzano, altrimenti passate direttamente alle navi di livello 8, secondo me. Parlando di navi di livello 8, invece, qua invece c'è un discorso più ampio da fare. Partiamo con i flop stavolta. Tra i flop vediamo una delle ultime navi aggiunte, ovvero la Brandenburg, un incrocio venuto fuori male tra una Tirpitz e una, come si chiama? Ho vuoto, ragazzi. L'altra corazzata di livello 8, non la Bismarck, ma l'altra, la Odin, ok? Quindi questa è una nave che ha i cannoni della Odin, che fanno abbastanza schifo, ma ha pure i siluri. Ma non ha l'idroacustica, che invece ha la Odin, per esempio. Quindi la Odin, secondo me, è superiore alla Brandenburg, nel senso che almeno avete l'idroacustica per pushare dentro un cap e provare ad evitare di prendervi i siluri, quantomeno. La Brandenburg non ha neanche questo, quindi non vedo veramente perché qualcuno dovrebbe giocare la Brandenburg al posto di una Bismarck, per esempio, che è una nave di linea che tutti possono ottenere a gratis. Quindi Brandenburg decisamente bocciata. Altre navi bocciate sono la Gascogne, una nave senza alcun senso anche questa. Nave di cartone, cioè che prende tantissimo danno, si recupera vita velocemente, ma veramente ha uno scafo fatto di carta pesta. I cannoni sono i tipici cannoni francesi, quindi una salva vi va bene, le altre tre vanno a farfalle, quindi una nave molto poco affidabile. E neanche lei finisce in questa triste classifica. Classifica che invece vede anche degli incrociatori, quali il Belfast 43. Una nave che della Belfast di livello 7 ha soltanto la prima parte del nome, tutto il resto è, sì, insomma, un po' di fumo negli occhi, dico io, perché secondo me qua Wargaming ha voluto fare un po' la furba, nel senso che la Belfast, quella vera, tra virgolette, di livello 7, è molto famosa per essere una nave rottissima OP e, insomma, sappiamo tutto il discorso che ci va dietro. Hanno voluto realizzare questa versione qua di livello 8, ma non è neanche lontanamente equiparabile a quella di livello 7, per cui non ha assolutamente la mia raccomandazione. Altra nave inglese che finisce in questa classifica è il Tiger 59, nave molto molto particolare, solo AP, soltanto due torrette da due cannoni ciascuna, ma
ma è dotata di radar, ma anche questa nave qua, una nave di scarsissimo utilizzo sia in competitivo sia in battaglia casuale, quindi lasciate stare se avete altre opzioni da esplorare. Altra nave che finisce in questa classifica è la Borodino, corazzata russa di livello 8, che adesso non trovo eccola qua. Questa è una delle poche navi russe premium del gioco che sinceramente non ha nessun tipo di particolarità, o meglio, ha un radar, quindi è particolare in questo senso, una corazzata con radar non si vede tutti i giorni, ma è una corazzata veramente scadente, quindi non la consiglio assolutamente. Altra corazzata che non consiglio è la Vanguard, quindi tantissime corazzate in questa classifica dei flop, anche la Vanguard. Un'altra corazzata inglese a cui non trovo veramente un senso, quindi no. E ultimo, ma non ultimo, è anche un destroyer tedesco, eccolo qua, lo Z35. Anche qua, stesso discorso fatto per l'altro DD, tedesco lo Z, cos'era, 44. Anche qua, perché giocare uno Z35 quando esistono tantissimi altri destroyer con sì, caratteristiche molto molto migliori? Non lo so, sono veramente navi a cui non trovo un senso. Bene, dopo questa lunga lista di flop, passiamo alla lista dei top per quanto riguarda i livelli 8. E di diritto ci entra la Chkalov, che non è questo, ma è questa qua, la portaerei di livello 8 sovietica premium. La prima portaerei sovietica rilasciata in gioco, ancora prima del ramo delle portaerei sovietiche di linea. Nave con cui ho giocato una stagione di battaglie classificate ed è stata una delle stagioni più facili da vincere, perché questa nave qua in contesti di livello 8 solamente è una cosa abominevole, è OP è dire poco, per cui è una nave veramente rottissima. Non mi sorprende il fatto che siano portaerei e che sia russa, quindi veramente penso che la nerferanno a un certo punto, ma al momento è veramente una nave fuori di testa. Quindi se volete, vi piace giocare le portaerei e avete in programma di giocare, non so, molte battaglie, so, classificate a livello 8, o comunque semplicemente giocare a livello 8, la Chkalov fa per voi, ve lo dico io. Altra nave di livello 8 che invece non portaerei, che però consiglio lo stesso, è il Cossack, che adesso non trovo, l'ho visto prima da qualche parte, eccolo qua. Questa qua è una nave un po' antica, ha un ottimo ratio di fuoco con i suoi cannoni, ha pochissimi siluri, ma anche il fumo inglese è molto molto versatile. Non ha una grande antiaerea assolutamente, però è un'ottima nave per cap contesting, quindi per dare vantaggi strategici alla propria squadra. A livello 8 è sicuramente una nave che dice ancora la sua, nonostante sia leggermente datata. Altra nave che consiglio fortemente è il Mainz, un incrociatore tedesco di livello 8, un incrociatore che ha un ottimo ratio di fuoco, un ottimo range. Ha delle AP che hanno un buonissimo danno alfa, se avete dei bersagli che vi danno il broadside con le AP fate veramente dei danni interessanti, avete un'ottima percentuale di causare degli incendi, quindi un'ottima nave da damage farming, nel senso per creare tantissimo tantissimo danno, anche in matchmaking di livello 9 se non di livello 10 addirittura, per cui un'ottima nave nel senso che se riuscite a trovare il modo giusto di utilizzarla, quindi sfruttando la copertura delle isole, eventuali fumi dei vostri alleati e sparate costantemente le vostre AK e le vostre AP, avete un'ottima probabilità di arrivare a risultati molto molto interessanti con questa nave. Un'altra nave che inserisco in questa lista è la Kaga, portaerei giapponesi di livello 8. Secondo me non è allo stesso livello della Chkalov, ma è comunque una portaerei veramente veramente fastidiosa da affrontare, perché ha un numero elevatissimo di aerei, una buonissima potenzialità di creare del danno, anche molto molto pesante in poco tempo, per cui la Kaga sicuramente è un'ottima portaerei. Un concetto quasi direi radicalmente diverso rispetto alla Chkalov, che invece ha pochi aerei e si basa su singoli attacchi. La Kaga invece ne ha tantissimi, si basa su attacchi ripetuti ripetuti nel tempo, per cui diciamo, vedete un po' voi qual è la portaerei che vi si adatta di più come stile di gioco, ma di sicuro anche la Kaga finisce tra i top del tier 8. Ultima nave che inserisco in questa lista è la Congress, banalmente una Alaska a livello 8. Dov'è finita? Non lo so, comunque c'è da qualche parte.
Eccola qua. La Congress è una, diciamo, un Alaska con qualche cannone in meno a livello 8 sostanzialmente, ma è un'ottima nave, nel senso l'Alaska è un'ottima nave a livello 9, la Congress è una nave quantomeno decente a livello 8, però sinceramente mi sento di metterla nella lista dei top perché a livello 8 il suo potere, le sue AP fanno veramente, veramente male su praticamente qualsiasi cosa. Quindi se volete giocare un incrociatore pesante, quasi sì, un misto tra quasi una corazzata e un incrociatore pesante a livello 8, la Congress è quello che fa per voi. E ora passiamo a livello 9. Allora, qui come per le navi per il carbone, faccio un pochino fatica a inserire una nave tra i top, perché a parte che ce ne sono relativamente poche. Allora, il Tulsa, che è una specie di Des Moines a livello 9, non l'ho giocato, quindi non vi so dare un'opinione, ma da quello che ho visto mi sembra leggermente troppo il prezzo per quello che è, sinceramente. Per cui, e soprattutto perché giocare il Tulsa quando esiste il Des Moines con il leggendario. Un po' lo stesso discorso tra Shigishima e Yamato, se vogliamo. Quindi, in questa categoria, l'unica nave che mi sentirei di raccomandare, più o meno in realtà, è la Pommern. Ma anche qua, se avete il carbone, mi raccomando, usate il carbone e non usate i dobloni perché i dobloni sono soldi sostanzialmente, a meno che non li otteniate in qualche modo, e il carbone invece si ottiene semplicemente giocando. Tendenzialmente almeno. Quindi anche qua, Pommern è l'unica nave che mi sentirei di raccomandare, tra virgolette. La Kearsarge non l'ho giocata, una nave particolare, chiamiamola così, un ibrido tra una corazzata e una portaerei. L'ho vista in azione alcune volte, per carità, non sembra male, ma non sembra neanche così top, quindi la metterei a livello medio, a livello 9, quindi sicuramente se volete sperimentare qualcosa di diverso, quindi sparare con i cannoni di una North Carolina, pur avendo dei razzetti, degli aerorazzi della Midway sulla vostra nave, potete farlo. A me personalmente non entusiasma come idea, però potrebbe essere divertente, chi lo sa. Anche qua, tra i flop mettiamo ancora una volta la Z44, nave che abbiamo già visto nella classifica delle navi per il carbone, ma stavolta accompagnato anche dalla Zuma, che è fondamentalmente uno Yoshino senza siluri a livello 9. Quindi se lo Yoshino non era raccomandato a livello 10, la Zuma a livello 9 senza siluri, non devo dirvi altro, quindi lasciate stare sta roba. La Marco Polo ho un po' di difficoltà a dire se è un flop oppure no, nel senso che ha recentissimamente avuto un miglioramento del suo sigma, ovvero della precisione dei suoi cannoni, per cui sembrerebbe aver recuperato un pochino la sua potenzialità, tra virgolette, però diciamo che la metto come punto di domanda, la lascio in sospeso. Comunque secondo me è più no che sì, perché sinceramente non ha nulla che la fa emergere rispetto ad altre navi, anche di linea di livello 9, secondo me, per cui non mi sento di metterla né tra i flop né tra i top al momento, quindi la lascio un po' così in sospeso. Bene ragazzi, spero di avervi dato una buona panoramica di quello che potreste ottenere per questo Natale 2021 su World of Warships. Se così è stato, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, lasciate anche un mi piace perché mi è di grande aiuto. E scordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e ringrazio chi già lo ha fatto in passato, mi è di grandissimo aiuto. Fatemi sapere anche che cosa vorreste vedere come prossimi contenuti per il canale, visto che la serie tutorial sta oramai volgendo al termine, quindi ho bisogno di qualche idea su quale tipo di contenuto portare su World of Warships in italiano sul canale. Mi raccomando, farò uscire fuori la notizia anche tramite la tab della community qua su YouTube, ma su Twitch, verso fine dicembre, quindi comunque prima di Natale, terrò uno streaming particolare di ringraziamento per i 1000 follower su Twitch, in cui regalerò qualche nave premium, non ho ancora deciso quali, sicuramente non navi della lista delle navi flop, almeno spero, e dovrei essere in grado anche di regalarle a persone che non giocano esclusivamente sul server europeo, se mai dovessero essercene. Comunque mi raccomando, partecipate numerosi. E se siete fortunati potrete portarvi a casa una nave premium. Vi
Detto questo, vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo alla prossima puntata.